Hello guys, io sono Shen e siamo qui con un nuovo video di spacchettamenti di Pokémon, gioco di carte con estremi online. Oggi iniziamo questo video con qualcosa di molto molto particolare. E cioè abbiamo due bauli. Una bustina di nero e bianco confini varcati, una di XY destini incrociati e un'ultima bustina di XY forze spettrali, ma stavolta soltanto di 5 carte invece delle solite 10. Vi chiedete perché? Beh, se notate in alto a destra ho fatto un po' di tornei e ho vinto queste cose, quindi non mi faccio delle domande particolari e accetto quello che il gioco mi regala. Direi di iniziare subito con XY destini incrociati, vedere che cosa ci regala. Vorrei tanto un mega, ma so che il gioco ovviamente è cattivo con me e non lo darà mai. Niente carte nuove, due carte rare, la prima è un... Ok, questo mi serviva. Lugia Turbo con bagliore distruttivo 150, 4 di colore, scarta 2 energie segnata questo box. Veramente una buona carta. E la rara invece un... È un Kabutops. Però, oh, Lugia Turbo, tanta roba. Va bene così. Apriamo un bauletto. Un 5 monete e uno Steam. Va bene, sempre la solita, le solite cavolate che troviamo dentro i bauli. Apriamo sto XY forse speciale da 5 carte, vediamo queste sono queste 5, magari le trovo Gengarek in queste 5 carte. Di nuovo la carta rara è un... Ok, Bond, dai una carta nuova, un Pyroar, mi raccomando. E assalto infernale 110. Vabbè dai, era una carta nuova, quindi va bene, non mi lamento. Preferibile di più, ma vabbè. Ora con 5 Pokémonete e una carta rara che è un Kling Klang. Vabbè, ce l'ho già, ma va bene. Nero e bianco confini varcati. Magari mi trovo un altro Keldeox da aggiungere alla collezione di 10 miliardi di Keldeox che sto collezionando. Notate tanto che il caricamento di questo bustino è veramente lento. Non capisco il motivo di ciò. Comunque, se ve lo chiedete, la questione Keldeo è molto particolare perché avevo già due Keldeo presi dal mazzo tematico appunto di Keldeo della Battle Deck, non mi ricordo come si chiamava, che è dato insieme a quello di Rayquaza. E vedete, sì, ne ho già 4, quindi trovarne un quinto non so esattamente che cosa me ne farei. Evidentemente lo venderei, vedrei se riesco a farmi qualche buona offerta. E magari ci muoviamo anche un po' a gioco, perché cioè, un caricamento del genere non l'ho mai visto. Che cosa c'è di così raro in questo pacchetto che ci metti una vita a caricarti? Mille Keldeo? Non lo so. Vediamo un po' cosa ci promette questo pacchetto. Abbiamo tante carte nuove, perché non ci fanno più. Abbiamo un numero. Un 60, un Telo, un Pido, un Electabuzz. Venipede, un'abilità avendo punto tuo Pokémon, il potativo viene danneggiato in attacco iniziale anche in questa volta, il Pokémon attaccante viene avvelenato, simpatico, molto simpatico. Anemone, Heracross, Crayono, mappa città e la carta rara è un Victini, simpatico, raccolta, seconda carta è fiamme perenni, lancia moneta che non c'è croce, questo attacco invece 30 danni volta che esce testa. Oh sì, dai, carino come pacchetto, niente di che, ma per il momento stiamo andando discretamente bene. Della serie Hair Gold e Soul Silver. E in più una del set XY Evoluzioni che non fa mai male. Iniziamo con Hair Gold e Soul Silver. Qua non possiamo trovare X, ma possiamo trovare le carte Leggenda e le carte Prime. Che certo non ci dispiace. Inoltre una grandissima quantità di carte nuove, come ad esempio Ladybug, Staryu, Jigglypuff. Questa bellissima energia cobalena con un disegno fantastico. Un Miltank, due carte rare, la prima è un Sandlash e la rara è un... Madonna, ma siamo... perché mi fanno questi trick bruttissimi, dai. So che mi potete dare qualcosa di fantastico, di potente ed eccezionale, io ci credo. Ecco, già la prima carta mi piace parecchio. L'energia... stile Faro e Ampharo, carte così bellissime. Abbiamo un Coffin, abbiamo un Croconaw, due carte rare, la prima è un
un Hypno, e raccattare un Blissey Prime. Buono, buono, buono. Con Infermiera Gioiosa. Una volta durante il tuo turno, quando giochi Blissey dalla tua mano per evolvere uno dei tuoi Pokémon, puoi togliere tutti i segni di danno da tutti i tuoi Pokémon. Se lo fai, scarta tutte le energie segnate ai Pokémon che avevano segni di danno su di sé. Fantastica sta cosa. Veramente fantastica. Carta davvero potente. Direi di andare con Evolution. Vediamo cosa troviamo dentro. Magari un bel Blastoise X o qualcosa di simile. Su Fortuna compare tanto le solite carte. Le abbiamo tutte praticamente. Un Wurtz. 15 cose. La rara è un... pacchetto inutile. Dai, voglio qualcosa di potente, magari una bella carta leggenda che tanto non usata, ma giusto per averla. Dai, vediamo se sono fortunato. Speriamo bene. Ok, niente, nulla di nuovo, un altro leggero problema di quelle bellissime, un nuovo Slowpoke, un Metapod e la rara è un... Oddio, si Sandslash, quanto vi sto iniziando ad odiare, non avete idea. E alla fine niente di fatto, nulla di utilissimo. Quattro pacchetti, uno di Sole Luna Guardia Nascenti, uno di Destini Incrociati XY e un set che non abbiamo ancora mai aperto sul canale, Burning Shadow, Ombre Infuocate. Iniziamo subito con il nuovo set, così guadagniamo un bel po' di carte nuove mai viste, vediamo se già ci becchiamo una bella GX, un bel Necrozma, un Marshadow. Tanto qua saranno tutte carte nuove, quindi va bene tutto. Quindi iniziamo Morellul, Dusko, Meryl fatto all'uncinetto, Caterpie, Odice, Kawe, cerca il tuo matto fino a 4 carte non c'è poco e segnare uno dei tuoi poco. Puoi rimettere carte da matto, il tuo turno finisce, potentissima sta carta. Finisher, Earthmore, poi abbiamo Gloom e la carta rara è un Milstick. Niente di buono per il momento, cioè tutto nuovo ma nessuna GX, niente di super mega ultra power. Facciamo con Destini Incrociati, magari ci mettiamo un bel mega Alakazam, che di certo non mi sarebbe sto cercando di secoli, ma tanto non si trova mai. Carte nuove nemmeno ultimo duo e la rara è un... Ok, tu sei inaspettato, mega Altaria X Full Art con Depura Nebbia. Se questo Pokémon ha delle energie speciali assegnate, questo attacco infligge 30 danni in più e curi ciascuno dei tuoi Pokémon da 30 danni. Non mi ricordo però se ho effettivamente Altaria X. Dubbio esistenziale. Cerchiamo giusto un secondo, giusto per così. Altaria. No, avevo un altro Mega Altaria X. Quindi adesso me ne trovo con due e neanche un Altaria X. Wow, che bellezza. Andiamo con Sole e Luna, sperando di non trovare un'altra volta Nightshade su GX, perché due credo che mi abbassino e mi avanzano. Sono carte nuove, due carte rare, la prima è un Machamp molto buono, e la rara è uno Sharpedo di dubbia utilità. Ok, altro Sole e Luna, Burning Shadow. Una bella GX, un bel Marciato, un bel Necrozman, no? Ovviamente tantissime altre carte rare, abbiamo Sendika, Inkay, Ladybug, Minipede, Chris, carta da due carte della tua mano, se lo fai pesca 4 carte, una di fuga, avevo già il skinister visto prima, due carte rare, la prima è un Azumarill, okay. buono, carino, e la rara è un Ercos. Niente super carte in questi nuovi set di pacchetti. Peccato, ma li troveremo. Nel nostro video degli spacchettamenti apriremo questi 4 bauli. Sì, voi direte che ho abbastanza soldi per comprare altre bustine, ma li sto tenendo da parte per acquistare una cosa che mi interessa dallo store, che non è una bustina ma è un mazzo tematico che mi serve. Quindi no, mi dispiace, vi contenterete di queste ultime 4 casse, che contengono una Digi Pokémon e una carta rara che è un Pyroar.
Ok, poteva andare meglio, però non me lo metto, dai. La cassa contenente più che Pokémonette è un riciclaggio di energia, rimetta 5 carte energia del tuo rispetto al tuo mazzo. Altro 5 Pokémonette è una carta rara che è un... Oh, Trevenant. Ok, va bene, non mi ci lamento neanche sul giro. E infine, altri 5 Pokémonette e un Wailow. Ok, viva le quattro casse che mi vengono regalate per le partite giocate, viva, viva, viva. E qui ragazzi, anche questo episodio si conclude qua, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Io vi chiedo gentilmente di lasciare un commento, mi piace, posso farlo? Vabbè, scherzi a parte. E noi ci vediamo nel prossimo video, qui da Shen. È tutto, bye bye, ciao!